Nell'approfondimento di oggi sul Bolive torniamo sul tema della risposta immunitaria a SARS-CoV-2, un argomento i cui risvolti adesso si allargano ulteriormente in questa nuova fase che ha visto l'avvio delle vaccinazioni, ma se per conoscere con precisione quanto si estende nel tempo la protezione offerta dai vaccini occorre ancora aspettare, intanto hanno invece fatto molti passi avanti gli studi che avevano l'obiettivo di capire la persistenza degli anticorpi sviluppati da chi in passato è entrato a contatto con il virus e comprendere anche meglio tutti i meccanismi della memoria immunologica. Ne parliamo con il professor Enrico Lavezzo, docente del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova e primo autore insieme ad Elisa Franchin dello studio di Vo che si è articolato in diverse fasi, l'ultima delle quali, su cui ci saranno presto anche delle ulteriori novità, si è concentrata proprio sugli aspetti sierologici per capire la durata e la robustezza della risposta anticorpale indotta dal virus. Buon pomeriggio, professor Lavezzo, grazie mille per essere in collegamento con noi. Buon pomeriggio e grazie dell'invito. Ecco, cominciamo subito facendo un riepilogo aggiornato su tutto quello che adesso sappiamo sulla durata dell'immunità e sui meccanismi che la governano, sia rispetto a quello che si legge in letteratura, sia anche rispetto alla vostra esperienza a voi. Beh, innanzitutto è un'informazione che si sta aggiornando praticamente di giorno in giorno, visto che stanno continuando ad uscire articoli che vanno a ricercare la risposta immunitaria nei pazienti infettati da SARS-CoV-2 a tempi sempre più lunghi, ovviamente, mano a mano che il tempo passa. E quello che si sta osservando e che è ormai condiviso in moltissime, presente in moltissime pubblicazioni, è che la risposta immunitaria contro questo virus esiste ed è presente nella quasi totalità delle persone che vengono infettate, nonostante possa essere molto eterogenea, quindi c'è una grande variabilità interindividuale. E si è osservato che, ad esempio, a livello di risposta anticorpale, tendenzialmente nei soggetti con sintomatologia più severa ci sono, dei titoli anticorpali più elevati rispetto invece a casi più lievi o ai casi completamente asintomatici, mentre per quanto riguarda la persistenza della risposta anticorpale, ci sono ormai evidenze che fino a 8 mesi dall'infezione è possibile rilevare la presenza di anticorpi specifici per il virus nella grande maggioranza delle persone che erano state infettate. E questo è qualcosa che stiamo osservando, abbiamo osservato anche noi nella nostra coorte appunto di Vo, nella quale abbiamo fatto un'indagine sierologica su due punti temporali distanti circa 7 mesi uno dall'altro. Quindi il primo screening l'abbiamo fatto a maggio, quindi circa 2 mesi dopo il focolaio che era scoppiato a Vo tra febbraio e marzo. E in quel caso abbiamo testato praticamente tutta la popolazione di Vo, abbiamo fatto dei test sierologici su quasi tutta la popolazione, andando a ricercare una risposta immunitaria specifica contro diversi antigeni del virus, quindi sia la proteina spike che la proteina N del nucleocapside. E dopodiché, a distanza di ulteriori 7 mesi, quindi a fine novembre, inizio dicembre, soltanto sui soggetti che avevano dato un segnale di positività nei precedenti screening, quindi o avevano avuto un tampone positivo oppure avevano avuto una sierologia positiva, questi soggetti sono stati riconvocati e di nuovo abbiamo testato il loro siero per vedere appunto la persistenza di questi anticorpi. Innanzitutto va detto che l'abbiamo trovata questa persistenza nella stragrande maggioranza di questi soggetti, quindi oltre il 90% delle persone che era positivo a maggio è rimasto positivo anche a distanza di 7 mesi. Abbiamo osservato un trend di diminuzione dei titoli, significativo per alcuni dei test sierologici che abbiamo fatto, altri invece non è stata così significativa la differenza, però in ogni caso c'è la persistenza. In alcuni casi abbiamo anche osservato invece un andamento opposto, quindi un boost di anticorpi e molte di queste persone che hanno dimostrato questo comportamento ci hanno anche riportato di essere state esposte recentemente al virus. Quindi possiamo spiegare queste
questi trend, diciamo, come veri e propri boost dovuti alla riesposizione al virus. Quindi questo ci dice che il sistema immunitario di queste persone ha riconosciuto e ha reagito in modo forte contro una reinfezione dallo stesso patogeno. Quindi nessuna di queste persone poi ha sviluppato in realtà sintomi di rilievo? Nessuna di queste persone ci ha riportato sintomi e per nessuna di queste abbiamo avuto un tampone positivo, quindi diciamo che nonostante una riesposizione possa essere compatibile con una certa quantità di replicazione del virus in questi pazienti, questa potrebbe essere molto più contenuta rispetto alla prima infezione, quindi difficilmente rilevabile. Noi non l'abbiamo osservata, quindi è possibile che questa memoria immunologica possa avere anche un impatto positivo sulla prevenzione della trasmissione del virus su questi soggetti riesposti. Ecco, questa memoria immunologica quindi è in grado di riprodurre nuovi anticorpi che sono sempre specifici? Questa memoria immunologica, sì, è in grado di produrre sia anticorpi che linfociti T specifici che sono in grado di riconoscere un patogeno che è già stato visto dal nostro organismo. Queste cellule della memoria permangono nei nostri organi linfatici secondari primariamente per anche lunghi periodi in attesa appunto di essere eventualmente riesposti allo stesso patogeno. In questo caso queste cellule della memoria si riattivano e iniziano a proliferare in modo molto rapido e producono una enorme quantità di linfociti B o T a seconda della cellula di memoria di partenza, che sono esattamente quelli in grado di riconoscere quel patogeno a cui eravamo già stati riesposti precedentemente. E appunto recenti studi che sono stati pubblicati il mese scorso e anche tra dicembre e gennaio, diciamo, hanno dimostrato che non solo quindi l'infezione da SARS-CoV-2 provoca lo sviluppo di anticorpi che permangono anche per molti mesi nel sangue dei soggetti guariti, ma anche le cellule della memoria persistono e anzi sembra che non calino per un periodo di almeno 6 mesi, quindi che persistono addirittura di più degli anticorpi che, di cui abbiamo parlato prima. E non solo, sembra anche che durante questo periodo di permanenza maturino e quindi specializzino ancora di più nel riconoscimento delle proteine, degli epitopi principali del virus e quindi siano anche più in grado di neutralizzare, siano più neutralizzanti rispetto a quelle che vengono prodotte invece nelle prime fasi della risposta immunitaria. Ecco, come dicevo all'inizio, naturalmente è presto per trarre conseguenze sui vaccini, però possiamo aspettarci un modello simile di risposta anche rispetto alle vaccinazioni? Assolutamente sì, infatti questi studi sono assolutamente prodromici per quello che sarà poi appunto la risposta alle vaccinazioni, che dovrà comunque essere monitorata nei pazienti vaccinati, però ci si aspetta assolutamente una risposta comparabile.